Al Castello Angioino Aragonese di Agropoli, in occasione della personale del maestro Antonio Morgese, caposcuola del neoverismo sociale, una serata d'eccezione con la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis, che ha presentato il libro con tutte le poesie e le canzoni scritte dal nonno. È un'emozione sempre ricordare la figura di Totò, farlo poi da nipote, è una missione. Ma si scoprono sempre cose nuove. Anche questo nuovo libro, che in realtà è una raccolta di tutte le opere che Totò ha scritto, Antonio De Curtis ha scritto, è un modo per far scoprire sempre di più la sua attualità, non solo come maschera teatrale, ma anche come poeta, come uomo. Assolutamente, diciamo che questa è la parte a cui io tengo di più, in quanto le parole dell'anima sono quelle che rimangono poi nella memoria, diciamo, delle persone. Ma ecco, nonno non è solo una memoria, nonno è sempre, per fortuna, devo dire, vivo negli animi di tutti noi, soprattutto dei napoletani, ma di tutta Italia. Per cui ricordarlo attraverso i versi appassionati che lui ha scritto dedicandole alla sua città, di cui lui era molto legato, per me è un ritornare alle origini e tenere, diciamo, portare avanti queste eccellenze che hanno fatto la storia d'Italia. Bisogna riportare anche nei giovani, diciamo, quello che è stato, diciamo, le origini di tutti noi, dell'essere umano, per cui portare le parole di mio nonno a questi ragazzi. Io ho due figlie, per cui glielo continuo a ripetere, di non solo guardare quello che riguarda, diciamo, ecco, la sua grande comicità, che naturalmente regala le risate, ancora tutt'oggi a distanza di 50 anni continua a regalare risate, ma c'è una profondità e bisogna, ecco, ritrovare quello che sono le emozioni, bisogna imparare a continuare ad emozionarci per tante cose. Tra l'altro, lei ha deciso di presentare questo libro nell'ambito della mostra del maestro Morgese, che è uno degli artisti che ha fatto di Totò un soggetto importante dei suoi quadri, della sua arte. Quindi c'è anche un legame familiare molto profondo con il maestro Morgese. No, assolutamente. Antonio è un amico, diciamo, di famiglia da quando era piccolino, nei confronti di nonno, nel senso che l'ha conosciuto e se lo ricorda insieme a mia madre, che, diciamo, ecco, poi l'autrice, chi ha portato avanti tutto è mia madre. Io mi allaccio, diciamo, a mia madre nella sua missione, perché comunque è una cosa, cioè ci tengo per mio nonno, ma ci tengo soprattutto per mamma, che comunque, ecco, lo porta dentro di sé attraverso i quadri di Antonio. Ecco, è raffigurato un po', diciamo, tutto quello che è l'anima, diciamo, di questo nobiluomo, chiamiamolo così, ma non nobile per i suoi titoli, nobile per il suo animo. Infatti il titolo non poteva essere che Il Principe Poeta. A nome della nostra associazione, di cui mi onoro di essere la presidente, a ricordo di questa giornata, soprattutto perché suo nonno riconosceva di essere una maschera, ma riconosceva anche di essere un uomo. Un uomo che aveva trovato l'identità dell'umanità. Grazie per essere stata qui stasera.